Buonasera e benvenuti al notiziario della cooperazione, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato la classifica dei top manager italiani, prendendo in considerazione gli stipendi guadagnati dagli amministratori delegati delle maggiori società quotate in borsa nell'anno 2015. Al primo posto troviamo l'AD di FCA, Sergio Marchionne, che nel 2015 ha guadagnato 54,5 milioni di euro. L'86% dei suoi guadagni sono legati a bonus che riguardano i risultati di esercizio raggiunti dall'azienda. Al secondo posto troviamo Abdil Mbdoukan di Luxottica, mentre al terzo posto troviamo Giovanni Battista Ferrario di Italcementi. Passiamo adesso al mondo della tecnologia. Per la prima volta dopo 13 anni, nel trimestre gennaio-marzo 2016, Apple ha fatto registrare un calo dei ricavi, passati da 58 miliardi di euro a 50 miliardi di euro. Non solo Apple però ha mostrato delle variazioni negative, anche altri colossi della tecnologia come Google e Microsoft hanno fatto registrare una perdita dei ricavi. Bene invece eBay, che nell'ultimo trimestre del 2016 ha rivisto al rialzo le stime per l'anno in corso. L'Istat ha pubblicato una nota stampa sul numero di giovani residenti in Italia. I giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni rappresentano al momento il 21% della popolazione italiana, ma sono in continua diminuzione. Secondo le recenti previsioni, infatti, nel 2050 il loro peso dovrebbe diminuire ed arrivare fino al 20%. Nel frattempo è aumentato il numero di giovani residenti in Italia costretti a lasciare il nostro paese. Nel 2014 più di 36.000 persone hanno lasciato l'Italia per andare a cercare lavoro all'estero, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Il Ministero delle Politiche Agricole ha reso noto che verranno destinati 60.000 quintali di latte agli indigenti. L'obiettivo del Ministero è ridurre gli sprechi del settore lattiero-caseario. Sempre a tal proposito, il Consorzio Virgilio di Mantova ha reso noto che nei prossimi 3 mesi verranno ritirati 1.000 quintali di latte al giorno, che verranno trasformati in latte di lunga conservazione da distribuire alle catene di grande distribuzione. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Venerdì 29 aprile alle ore 9 a Matera si terrà l'incontro organizzato da Confcooperative Basilicata dal titolo Sviluppo locale e cooperazione sociale. Durante l'incontro, che vedrà la partecipazione del presidente di Federsolidarietà Giuseppe Guerini e dei presidenti di Confcooperative Puglia e Basilicata, verranno presentati alcuni casi di sviluppo locale delle regioni Basilicata e Puglia. Queste le notizie del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a domani.